qua. Buonasera. Ciao. Buonasera. E allora, cosa fai di bello? Io faccio il umorista. Ah. Un umorista facendo rumore. Ok. Vai. Hai capito? Questa volta ho capito. Tu hai capito, Mara? Rumorista. Chiaramente i rumori li faccio per la bocca, non guardate giù perché non vi preoccupate. Non è un pedomane. No. Non sono un pedomane. Ma... Non l'avrei mai pensato. Allora, dai, okay. Prego. Allora, io i rumori li facevo sin da piccolo. Mio padre faceva il postino e aveva l'apecar, aveva l'apecar per portare i pacchi, Allora lui mi racconta mia madre che per portare mia madre all'ospedale quando si sono rotte le acque. Aiuto! Si sono rotte le acque! Portami all'ospedale! Mio padre prese l'ape. Mia madre dietro che faceva il pacco. Andarono all'ospedale. All'ospedale non si fermava nessuno, tutti che correvano, dottore, infermiere, portatino, mia madre, aiuto, questo sta uscendo, lo fermo io, dottore, come fai, sei raccomandato, mo ti faccio vedere come lo fermo, dottore, sei fermato, dottore, dov'è la sala parto, lì al terzo piano, bisogna prendere l'ascensore, al terzo piano, va lì davanti all'ascensore, il bottone dell'ascensore. Arrivato alla sala parto. Sala parto, il dottore con l'occhio clinico. Signore, che c'ha? Mal da stomaco? No! Aiuto, devo partorire! Bene, ci prepariamo al parto. Guandi? L'altro guando. Pensate che dopo i guandi, lei il dottore si lava. Vabbè. Signora Spinga! Mia madre. Più forte! Dov'è mia figlia? Al quinto piano, signore, aspetta troppo. Ora andiamo a prendere il bambino che piange. Quindi, pensate che il dottore mi teneva con un gorighetto appeso e non piangevo, mia madre si stava preoccupando. Evviva! Non si preoccupi. Non si preoccupi. Mi sto preoccupando pure io. Ora gli do un pugno. Col pugno ho iniziato a piangere. Piangevo così. Avevo le goldine un po' rumorose, quando mi toccavano purtroppo rispondevo. È stato il bambino! Mia madre diventava tutta rossa. È stato il bambino! Però qualche volta mia madre ne approfittava, eh. È stato il bambino! Quindi sin da bambino imitavo questi rumori, pensate che avevo appena 3 anni, che quando giocavo con i miei amici coetanei, imitavo i rumori dei giocattoli. Ad esempio imitavo la nave che entrava nel porto, tutti i bambini che ci provavano. Questa è la nave che entra nel porto, tutu, tutu, questa è la mia, tutu, questa è la mia, tutu. Arrivavo io, questa è la mia. Porca miseria, ci sta sempre questa. Oppure imitavo la Ferrari, tutti i bambini con le macchinine di corsa che tentavano di imitare il motore della Ferrari. Questa è la Ferrari, vrum, vrum, vrum. Questa è la mia, vrum. Questa è la mia, vrum. C'era anche un amico mio che era un po' strano. Questa è la mia, vrum. Faccio un'altra, vrum. Arrivavo io ed imitavo la Ferrari che arrivava da Maranello, eh. Tutti i bambini si giravano. Arriva la Ferrari. Tutti i bambini. Fa un bagno, non gioco più. Non ci gioco più con questo. Comunque la mia passione era imitare la batteria. A me piaceva tanto imitare la batteria. Un giorno sono andato al gabinetto, come d'altronde ci andiamo tutti. Ho visto il gabinetto e con un po' di fantasia il gabinetto si è trasformato nel seggiolino del batterista. Mi sentivo troppo basso. Va bene così. E mi sono messo ad imitare la batteria. Facevo. Thank you.
mio padre fuori non lo sapeva e quindi spegne sta cacchia di radio. Oltre alla batteria mi davo il basso. Mi piace un'altra cosa. Molto carine, ma i rumori non erano i soliti che senti quando viene un rumorista. Il rumorista può essere noioso, lui è stato, e siamo solo all'inizio della sua vita. Per me vali, bravo. Grazie. E complimenti, certamente, ma lei nella vita che cosa fa? Fa questo è il suo lavoro, fa spettacoli, serate, o ha un'altra attività? Io se posso fare un rumore vi spiego subito che lavoro faccio. Sì. E io sono un militare, però vi devo fare sto rumore. Se ve lo posso fare, lo faccio. Sì. Così poi mi direte che rumore è. Che lavoro fa? Attraverso il rumore. Attraverso il rumore. Allora, signori, stanno arrivando. Guardate in alto. Militare, complimenti, bravissimo, complimenti, grazie, ancora di più, bravo, grazie, 100%.